entusiasmo, e questo certo. È abbastanza chiaro. Cedric Suarez inquadrato dalle nostre telecamere da Luca Cigli, appena uscito dalla sede dell'Inter, ha firmato il portoghese. Luca, andiamo in diretta. Sì, non ha ancora firmato Cedric Suarez, firmerà nella giornata di domani perché comunque ci sono ancora degli intoppi burocratici, però comunque lo vedete sorridente, sì, perché sì. Per lui è una grande opportunità. Non possiamo fare domande, però forza Inter, Cedric. Very happy. Ah, very happy, avete sentito, insomma. Molto felice, fino a qui traduciamo bene. Very happy è semplice da tradurre. Very happy ce la faccio anch'io. Non possiamo... Nessuna... Vai Luca, vai. Poi non possiamo fare domande per ovvi motivi, perché comunque deve essere ancora presentato, certo, il giocatore, certo. Ci vuole ancora l'ufficialità, però comunque queste... Sono le prime dichiarazioni, le prime immagini di Cedric Suarez. È stato il colpo a sorpresa dell'Inter, un giocatore visibilmente soddisfatto, non potrebbe essere altrimenti. Anche per lui è una grandissima opportunità. Lo stiamo accompagnando alla macchina, mi sembra, nel senso, un percorso a Giancarlo molto, sì, lungo. Comunque da qualche parte, non so. Non parla, no. Giustamente, insomma, ha salutato tutti, molto sorridente. Ha detto very happy, mi pare abbia detto anche forza Inter o qualcosa del genere. Esatto. Adesso... Bacia le fan, insomma, già. Sì. Fan da baciare e va via. Il suo l'ha fatto. Aspettiamo la firma aspettiamo la firma, l'ha fatto soprattutto Luca Cigli, che ci ha regalato in anteprima le immagini di Cedric Suarez. Luca, che è stato davvero il colpo a sorpresa maturato proprio nelle ultime 24 ore dall'Inter. È ovvio che Marotta e Ausilio già ci stavano lavorando evidentemente da qualche giorno, immagino l'esperienza d'Ausilio, l'esperienza soprattutto di Marotta, però un po' a noi ci ha sorpreso, no Luca? L'abbiamo vissuta davvero ieri, l'Inter sta prendendo Suarez, terzino destro, perché le condizioni fisiche di Versalico evidentemente non danno garanzia a Spalletti. Luca? Non sento più Luca, e allora vado da Giancarlo Padovan e il mister Scazzola. Colpo a sorpresa, te l'aspettavi Suarez? No, non me l'aspettavo, non mi aspettavo lui, che conosco poco, però che non fosse, che all'Inter non fossero contenti di Versalico, che avessero bisogno di trovare un'alternativa, questo sì, magari a posteriori, però mi viene da dire che è un colpo ben fatto. Poi anche qui si tratta di vedere quanto ci mette ad ambientarsi, perché l'ambientamento serve, che se ne dica, serve. È necessario, voglio dire, di quanti allenamenti abbia bisogno per entrare in forma, ma dovrebbe esserlo perché con la sua squadra ha sempre giocato, insomma, ritrovarsi con i compagni, giocare a 4 non dovrebbe essere un problema, perché giocava a 4 anche prima, quindi insomma si tratta di vedere come si trova all'Inter fin dalle prime partite, perché io credo che questo sia un colpo che è fatto per subito, ma è anche fatto in prospettiva, cioè non credo sia, mentre faccio per dire Caceres è un colpo, ammesso che si possa definire colpo, da 6 mesi, questo è un giocatore che arriva e avrà una prospettiva lunga nell'Inter, sempre che vada bene, sempre, certo, che stia bene. Mi pare di aver capito che è in uscita da Albert, o che sarebbe in uscita da Albert. Verso l'OM, verso l'Olympique Marsiglia di Rudy Garcia. Rudy Garcia. E quindi a questo punto anche numericamente, insomma, all'Inter ci stanno. Suarez mi pare che sia un buon giocatore, credo che sia un buon giocatore, credo che faccia alla bisogna di Spalletti. Secondo il mio punto di vista è stato sorprendente per noi, perché hanno fatto le cose bene, cioè anche questo è uno stile che forse ha imposto Marotta, cioè non si è saputo niente. Sì, è vero. L'Inter ha fatto la sua trattativa con riservatezza, con discrezione, e ha annunciato le cose quando erano fatte. Mister. Sì,
Sì, anch'io penso che sicuramente è a sorpresa magari per i tifosi, ma da dentro è una cosa studiata sicuramente con l'allenatore per arrivare a completare già il lavoro dell'anno scorso e pian piano sia loro che il Milan e la Roma a iniziare ad avvicinarsi ragionando in maniera di un pezzo alla volta, non stravolgere sempre tutto anno per anno per provare ad avvicinarsi insomma alla Juve che a oggi è ancora abbastanza lontana, sono sempre un po' più vicine rispetto agli anni precedenti, ma penso sia questo il modo di lavorare. Si vede che Spalletti, chiaramente assieme a Osilio e Marotta, nella valutazione di questo acquisto qua, servivano questo tipo di caratteristiche. Certo. Penso proprio che il fatto dei sei mesi, chiaramente sempre che va tutto bene, sia un discorso per impostare, chiaramente per poi magari ritoccare ancora un pochettino qualcosa poi a giugno, però rispetto a una stagione che penso sia ottima quella che sta facendo l'Inter, per avvicinarsi sempre di più pian piano, perché non si può di colpo, perché veramente la Juve in questi anni ha dimostrato insomma di essere più avanti, però di diminuire queste squadre qua pian piano il gap per poi potersi forse da quest'anno no, ma dal prossimo anno avvicinarsi per insomma lottare per il titolo. Assolutamente, allora abbiamo un minutino, poi andiamo in fascia, poi riprenderemo il discorso Milan perché vi faremo ascoltare anche le dichiarazioni di Gattuso. Abbiamo sentito quello che pensa Gattuso, no? su Piontek, il pensiero di Gattuso su chi è partito, su chi ha abbracciato il Chelsea, ieri presentato, il Chelsea tra l'altro è in finale di Coppa di Lega perché ha battuto ai rigori il Tottenham, Higuain non ha giocato ma esordirà in campionato contro il Bournemouth. Vi faremo ascoltare Gattuso su Higuain. Secondo te, direttore Giancarlo, il mercato dell'Inter si ferma qui o ci può essere nei prossimi sei giorni, da qui fino al 31, fino alla chiusura, un altro colpo? No, se abbiamo detto, come abbiamo detto, che era perfino sorprendente l'arrivo di questo arrivo che era inaspettato, non penso proprio che ci sia qualcos'altro, anche perché l'Inter avrebbe bisogno sì di qualcos'altro, ma quel qualcos'altro costa troppo, cioè costa troppo, non costa neanche troppo perché l'Inter è già d'accordo, ma non viene via adesso, mi riferisco a Barella, cioè l'Inter avrebbe bisogno a centrocampo di un giocatore come Barella, avrebbe bisogno, il centrocampo è il reparto, il settore, il reparto che avrebbe bisogno di maggior maquillage, però le operazioni del centrocampo non si fanno adesso, anche perché si faranno a giugno quando si saprà, certo, che cosa è avvenuto o avverrà di Perisic, che abbiamo ormai tutti capito non è più un intoccabile, forse neanche per Spalletti, ed è appetito da tanti club. Allora se è appetito da tanti club, questo è il momento buono per darglielo, perché secondo me sta deludendo assolutamente. Ecco, è stata la grande delusione dell'Inter in giro d'andata. Così, che è poco, Perisic non dà, a meno che non vogliamo mettere in mezzo anche un discorso che ha un significato, cioè il mondiale. Cioè questo è un anno post-mondiale, lui è arrivato alla finale, quindi ha giocato tanto, le energie perdute sia fisiche che psichiche sono state tante, e sta pagando questo, però come hai detto tu finora è una delusione assoluta e totale. È totale. Candreva Parma, Alfredo, perché Candreva potrebbe essere in uscita dall'Inter anche dopo le esternazioni della gente, Pastorello. Io penso che togliendo il Genoa, togliendo il Parma, io penso che una possibilità in Italia possa essere il Toro. Toro per Candreva. Un esterno una possibilità, visto, sì. Però deve uscire Berenguer ed è una storia che ce la porteremo in volata nelle ultime ultimi 3-4 giorni di mercato, dal 28 in poi. Giallo! A proposito di questo, Alfredo, secondo te potrebbe essere plausibile come soluzione in caso di un'uscita in quel ruolo che l'Inter richiami dal prestito al Bordeaux Caramo? Sta facendo molto bene peraltro nel Ligue 1. Sì, è possibile, però tu dici adesso a gennaio? Sì. Ma giugno sicuramente è un anno. Questo significa che hai controllato questa cosa. Per me, ti dico, è possibile, ma riportarlo adesso sarebbe un po' un controsenso. Di sì, ovvio, certo, in caso di un'uscita, un'uscita di rilievo in quel ruolo, diciamo, potrebbe essere una soluzione che l'Inter prenderebbe in considerazione. Esatto. Allora, posso dirti una cosa? Devo rispondere assolutamente ad Antonello Polignino 2001, sempre su Instagram. Darmi all'Inter 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, ma ha scritto 30 volte Darmian Inter, te lo faccio vedere. Quindi se non gli rispondo, stanotte mi sveglio sognando Darmian. Pulimino. Darmian Inter è una cosa che adesso ha un costo e che per l'estate potrebbe avere un altro costo. Inter e Juve sono state le due società che lo hanno seguito con particolare attenzione, la Juve ha fatto una scelta e l'Inter ha fatto un altro tipo di scelta. E ti saluto, caro Antonello 2001 Polignino. Grazie per la domanda. Provano le giganti d'Italia per il presente, per piazzare qualche colpettino, per sistemarsi, per un'uscita, per sistemare un ingaggio, ma soprattutto per il futuro. Mister Mambrini, Juventus e Inter però sono ancora molto, molto distanti. Ma senti, io fino a che come dice sempre Pedulla, fino a che non finisce il mercato, fino a giovedì, io nel calcio non si può dire mai niente. La Juventus penso che deve fare più poco per quello che sono i suoi obiettivi. Però intanto uno prende Ramsey per il futuro, l'altro prende Godin per il futuro, però probabilmente sì, la differenza sì, nel è senso, notevole. Nel senso però ci sono due situazioni completamente differenti, nel senso l'Inter è fuori dai giochi del campionato, è fuori dai giochi della Champions League, gli rimane solamente la Coppa Italia, mentre la Juventus è sui quattro fronti completamente in retta. Quindi dico io, Ramsey il prossimo anno, tutto quanto, però la Juventus gli manca solamente l'obiettivo. Il grande obiettivo. Il grande obiettivo della Champions League, quello che da 4, 5, 6 anni è quello che sta cercando.